un brano di Pirandello tratto dalla seconda premessa filosofica del fu Mattia Pascal, Maledetto sia Copernico. Siamo o non siamo su un'invisibile trottolina cui fa da fersa un fil di sole, su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino, come se ci provasse gusto a girar così, per farci sentire ora un po' più di caldo, ora un po' più di freddo, e per farci morire, spesso con la coscienza di aver commesso una sequela di piccole sciocchezze dopo 50 o 60 giri. Copernico, Copernico, Don Eligio mio, ha rovinato l'umanità irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco adattati alla nostra concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni. E che valore dunque volete che abbiano le notizie? Non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità, storie di vermucci ormai le nostre. Avete letto di quel piccolo disastro delle Antille? Niente. La Terra, poverina, stanca di girare, come vuole il canonico polacco, senza scopo, ha avuto un piccolo moto di impazienza e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle tante sue bocche. Chissà che cosa l'aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini che non sono mai stati così noiosi come adesso. Basta, parecchie migliaia di vermucci abbrustoliti, e tiriamo innanzi. Chi ne parla più? Una seconda lettura di Maledetto sia Copernico di Luigi Pirandello. Siamo o non siamo su un'invisibile trottolina cui fa da fersa un fil di sole, su un granellino di sabbia impazzito che gira e gira, senza saper perché, senza pervenir mai a destino, come se ci provasse gusto a girar così, per farci sentire ora un po' più di caldo, ora un po' più di freddo, e per farci morire, spesso con la coscienza di aver commesso una sequela di piccole sciocchezze dopo 50 o 60 giri. Copernico, Copernico, Don Eligio mio, ha rovinato l'umanità irrimediabilmente. Ormai noi tutti ci siamo a poco adattati alla nostra concezione dell'infinita nostra piccolezza, a considerarci anzi men che niente nell'universo, con tutte le nostre belle scoperte e invenzioni. E che valore dunque volete che abbiano le notizie? Non dico delle nostre miserie particolari, ma anche delle generali calamità, storie di vermucci ormai le nostre. Avete letto di quel piccolo disastro delle Antille? Niente. La Terra, poverina, stanca di girare, come vuole che il canonico polacco, senza scopo, ha avuto un piccolo moto di impazienza e ha sbuffato un po' di fuoco per una delle tante sue bocche. Chissà che cosa aveva mosso quella specie di bile. Forse la stupidità degli uomini, che non sono stati mai così noiosi come adesso. Basta! Parecchie migliaia di vermucci abbrustoliti, e tiriamo innanzi. Chi ne parla più?